tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Giusto l'altro ieri, mentre scorrevo sulle nostre ricette qui sul canale, mi sono accorta che mancava proprio un video sulle creme spalmabili di frutta secca. Ed ecco perché oggi vi mostreremo tre ricette, ma sono semplicissime, alcune con solo un ingrediente, per preparare queste creme veramente buonissime, facilissime da fare e che secondo me non dovrebbero mai mancare nella vostra dispensa. Vedrete quanto sarà semplice prepararle e vi saranno utili non solo per le vostre colazioni o merende, ma anche magari per preparare qualche ricettina molto facile come dei biscotti o qualche torta. Più avanti vi darò dei suggerimenti. Quindi seguiteci fino alla fine e mi raccomando, lasciateci un mi piace a questo video e, importantissimo, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, perché stanno per arrivare contenuti e ricette veramente spaziali. Adesso cominciamo. Come vi ho detto prima, oggi prepareremo ben tre versioni di creme spalmabili: alle nocciole e cacao, buonissima, alle arachidi e ai pistacchi. Alcune di queste non le abbiamo mai fatte nemmeno noi, quindi sarà una novità per tutti. E io direi di cominciare con la primissima, cioè nocciole e cacao. Andiamo. La prima cosa da fare è andare a tostare le nostre nocciole. Andremo a tostarle a 180 gradi per circa 5 minuti, mi raccomando non bruciatele, e le stenderemo semplicemente su una teglia ricoperta con carta da forno. Tostare la frutta secca per fare queste creme è fondamentale non solo per migliorare poi il sapore finale delle nostre creme e renderle appunto più gustose, ma anche per facilitare proprio il processo della formazione della crema stessa, perché il calore va proprio ad agire sulla nostra frutta secca, permettendo alle nocciole in questo caso di rilasciare il proprio olio contenuto all'interno e quindi ci facilita tutto il lavoro. Ecco qui le nostre nocciole tostate, adesso le mettiamo un attimo da parte e prendiamo il nostro frullatore. Il frullatore che sto usando io è da 750 watt e funziona benissimo per fare queste creme. Inoltre è molto importante che le lame siano AS, e in questo modo le lame sono grandi e abbastanza potenti da poter frullare tutta la frutta secca. Ovviamente se avete un frullatore un po' più piccolo, con lame più piccole sicuramente farà più fatica, quindi io vi consiglio comunque un frullatore del genere. In ogni caso vi lascio il link qui sotto nella descrizione per un frullatore molto simile a quello che sto usando io oggi. Quindi nel frullatore aggiungiamo 70 g di zucchero grezzo di barbabietola, siccome la nostra crema sarà dolce al cacao, e prima di aggiungere il cacao frulliamo leggermente lo zucchero. Aggiungiamo anche le nostre nocciole tostate, 15 g di cacao amaro. E ora possiamo cominciare a frullare. Ogni tanto sarà necessario ovviamente fermarsi, perché vi accorgerete che si sarà creata una massa abbastanza compatta, e quindi usate un cucchiaio per ridistribuire tutto il composto all'interno del frullatore e cominciate di nuovo a frullare. Ecco, vi accorgerete proprio che più frullate e più ovviamente le lame creano anche calore, e questo facilita il rilascio dell'olio contenuto nelle nocciole, nella frutta secca. Quindi siamo comunque a metà strada a questo punto, perché le nocciole stanno cominciando a lasciare il loro olio. Dobbiamo semplicemente continuare a frullare fino ad ottenere poi la nostra consistenza desiderata. Poi vedrete. Allora, ci siamo quasi, ecco qui, mi raccomando, ricordate che più frullate e più ovviamente la crema sarà liscia. Io infatti la voglio ancora più cremosa e liscia e quindi continuo a frullare per un paio di minuti. Ecco qua, direi che ci siamo con la consistenza esattamente come piace a me. Quindi mi raccomando, se la volete anche voi così, basta che frullate per 2-3 minuti in più. Oh,
Ed ecco qui pronta la nostra prima crema spalmabile alle nocciole e cacao, buonissima, e ora possiamo preparare la seconda. La seconda crema che prepariamo è la crema al pistacchio. Qui ci servirà veramente solo un ingrediente, cioè i pistacchi, anche qui circa 250 grammi come per le nocciole, e prima di cominciare a frullare andiamo a tostarli. Anche qui li tostiamo a 180 gradi per circa 5 minuti, facendo attenzione ovviamente a non bruciarli. Ed ecco qui pronti i nostri pistacchi tostati. Ora non ci resta che ripetere lo stesso procedimento di prima. Quindi mettiamo i pistacchi nel frullatore. A questo punto non ci resta che frullare come abbiamo fatto prima. Frulleremo ovviamente a intermittenza, quindi dopo un po' ci fermiamo, mescoliamo tutta la massa dei pistacchi e continuiamo a frullare così fino ad ottenere la nostra crema. Ecco qui, ci siamo quasi, ma non è abbastanza liquido e quindi continuiamo a frullare. Ed ecco qui pronto anche il nostro burro o crema di pistacchio. Come vedete il mio non è proprio verde come magari quello che vedete in commercio, semplicemente perché i pistacchi erano proprio ben tostati e intorno avevano proprio la loro pellicina marroncina, che quindi ha coperto tutto il colore verde, ma vi assicuro che vi piacerà lo stesso. E ora siamo pronti per preparare la nostra terza crema spalmabile, questa volta alle arachidi. Come sempre, ovviamente le facciamo tostare alla stessa temperatura, quindi 180 gradi, per circa 5 minuti. Punto, io aromatizzo il burro di arachidi con del curry, della curcuma e dell'aglio in polvere. Questa è solo un'idea in più se volete per esempio usarlo nelle ricette salate, per esempio delle salse a base di burro di arachidi per condire tanti piatti gustosi. Ovviamente se non volete aggiungere le spezie potete lasciarlo semplice così com'è. Quindi aggiungerò un cucchiaino raso circa per ogni spezia. Ed ecco qui pronte ragazzi le nostre tre creme spalmabili. Avete visto quanto è facile prepararle, basta solo avere un po' di pazienza con il vostro frullatore e vedrete che otterrete delle creme veramente buonissime. Ovviamente oggi abbiamo fatto soltanto tre versioni, però potete fare anche con le mandorle, con le noci macadamia o le noci normali, anche con i semi di zucca per esempio, oppure semi di girasole, semi di canapa, insomma si possono fare veramente in tanti modi. Ovviamente fateci sapere qui sotto nei commenti se le avete mai provate queste creme spalmabili, se le fate di solito oppure se è la prima volta che proprio guardate una ricetta del genere e quindi vi ha incuriosito abbastanza. Queste creme potete usarle per esempio al mattino su dei pancakes oppure delle crepe, ma vanno benissimo anche aggiunti in una torta per esempio, oppure per fare dei biscotti. Sul nostro sito abbiamo tante idee, andate sul link qui sotto nella descrizione dove troverete tutte le ricette scritte, comprese le creme di oggi. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto, se sì lasciateci un mi piace e iscrivetevi al canale, in questo modo ci aiutate, ci supportate e ci permettete di crescere questo canale e di far conoscere sempre a più persone le nostre ricette e i nostri video. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.